A Brescia il Pescara conquista un pareggio contro un avversario che eufemisticamente non si è rivelato irresistibile, un dato di fatto che acuisce qualche rimpianto, anche se alla vigilia tutti avremmo firmato sorriso per il risultato scaturito dal campo. In realtà questa volta il piano partita non ha convinto. Assai discutibile la scelta di impiegare Odegaard nel ruolo di esterno del 4-3-3, senza dubbio una forzatura. Il danese ha fatto il terzino, avrebbe dovuto limitare la spinta di Piatz e nello stesso tempo ripartire. Non è nelle sue corde, soprattutto con un baricentro di squadra troppo basso, quanto accaduto nei primi 30 minuti. Approccio sbagliato, squadra molle e soprattutto senza ritmo. Sarebbe stato preferibile, probabilmente più logico, affiancare Odegaard a Setter, ovvero due torri da servire, optando per le verticalizzazioni. Quando è stato fatto una sola volta con un lungo lancio di Sørensen, l'attaccante colombiano ha sfiorato il gol. Un gioco, insomma, più diretto a scavalcare il centrocampo anziché palleggiare, a volte rischiando in orizzontale, cosa che ha permesso al Brescia di pressare con molta più facilità. E allora, paradossalmente, meglio affidarsi da subito al 3-5-2 con due punte centrali e altrettanti esterni invece di snaturare le caratteristiche di qualche singolo. Sì, questa volta sul piano strategico delle scelte Grassadonia non è sembrato particolarmente ispirato, al netto delle assenze comunque pesanti di Galano e Machin. La sensazione è che il tecnico biancazzurro si sia preoccupato troppo dell'avversario di turno sulla carta di spessore, ma la prova dei fatti tutt'altro che trascendentale. E poi, più di una perplessità, ha destato l'esclusione dall'undici base di Vokic, tra i migliori a Monza. Sicuramente un passo indietro rispetto alle due precedenti esibizioni. Di converso però il merito di riequilibrare le sorti del match con De Sena. Si tratta del secondo pari consecutivo in rimonta, il terzo se consideriamo il match con Lecce all'Adriatico, non esattamente un dettaglio, piuttosto la dimostrazione palmare che il gruppo non intende mollare di un centimetro. Di certo il miglior viatico in vista della volata play-out. Si deciderà tutto nei prossimi tre incroci: Entella in casa, Cosenza fuori, Reggiana di nuovo all'Adriatico. Almeno 7 punti per poi giocarsi la vita nelle ultime due gare contro Cremonese e Salernitana. Il calcio ci fa animare, discutere, a volte anche litigare, ma alla fine, a prescindere dagli interessi, rimane soprattutto un gioco. Ecco perché la notizia più bella è rappresentata dalle buone condizioni di Gianluca Grassadonia. Vederlo steso in panchina, un'immagine forte. Per fortuna, solo un grande spavento e nulla più.